Sera ben ritrovati all'appuntamento fisso in diretta del venerdì sera con la medicina e la salute eh, vi ricordo subito la possibilità di scriverci all'indirizzo mail esserebenesserrtb.it qualora vogliate scrivere rivolgendovi ai nostri ospiti in studio per delle domande oppure potete telefonare al numero che vedete in sovraimpressione. Eh, detto questo vi presento i nostri ospiti. Questa sera abbiamo il dottor Gianluca Castellarin. Buonasera, Buonasera. dottore, ben arrivato. Grazie. Medico, chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia. ...responsabile del Centro polispecialistico Armonia... Vicino Mantova, giusto dottor Castellarin, e anche responsabile della seconda unità operativa dell'ospedale dell di Suzzara, sempre in provincia di Mantova. Grazie per essere qua non grazie nonostante grazie la nebbia di questa non sera. E con lui parleremo di un tema importante, anche un po' nuovo, che è quello della medicina rigenerativa. Al suo fianco invece la dottoressa Anna Furanti, buonasera anche a lei, buonasera. dottoressa psicologa, con lei affronteremo un tema che ci attanaglia sempre di più nella società odierna, cioè che è quello dello stress e della, della conseguente ansia generata dallo stress. Inoltre ci collegheremo in diretta telefonica da Roma a metà puntata. Con il vicepresidente Angelo Petroni eh, di Angeli Nunan, che è un'associazione, l'Associazione Italiana Sindrome di Nunan, per capire insieme mh, che cos'è, di che cosa si tratta quando si parla di questa sindrome. Detto ciò, dottor Castellarini, io parto con lei e le chiedo subito quindi di introdurci il tema di questa sera, ovvero che cosa si intende per medicina rigenerativa. La medicina rigenerativa in campo ortopedico è divenuta ormai una branca dell'ortopedia e si occupa di studiare come favorire la riparazione e la rigenerazione dei tessuti che costituiscono l'apparato muscolo-scheletrico, quindi in particolare le ossa, i muscoli, ma ancora più grande interesse riveste proprio la riparazione delle cartilagini, che è argomento direi estremamente interessante, vista l'invecchiamento della popolazione, la richiesta di benessere che la popolazione ha, giustamente, giustamente. certo, e quindi ecco, si occupa di studiare come favorire la riparazione e la rigenerazione. L'argomento diciamo, oggi più in voga e che comincia ad avere anche delle basi scientifiche importanti è la rigenerazione attraverso le cellule cosiddette mesenchimali. Le chiedo, dottore, so che la sua specialità, l'abbiamo descritta ampiamente prima, è quella in ambito ortopedico, però mh, mi corregga se sbaglio, so che la medicina rigenerativa, le chiedo ad ampio spettro ovviamente, eh, coinvolge anche altri tipi di medicine, giusto? Può essere applicata anche ad altre sfere oltre a quella meramente ortopedica, me lo conferma? Me lo confermo viene utilizzata anche nella chirurgia, ad esempio, nella chirurgia generale, nella chirurgia vascolare, per la cura di ulcere, ad esempio nei pazienti con problematiche di diabete, in pazienti con problematiche di fistole, in chirurgia plastica, estetica, ricostruttiva, ad esempio per il lipofilling. Ecco, può avere quindi varie applicazioni eh, e devo dire che siamo ancora all'alba di quelle che sono le potenzialità rigenerative. Che le cellule mesenchimali adulte oggi ci possono dare quindi c'è ancora tanto lavoro da fare direi che siamo proprio all'inizio di un percorso che credo si si modifica di semestre in semestre addirittura quindi, sì perché gli studi cominciano a, a divenire interessanti con dei follow up direi validi e quindi abbiamo informazioni che si aggiungono direi più volte all'anno. Questo coinvolge la medicina a livello mondiale, dottor Castellarin. Esattamente, esattamente, proprio a livello mondiale e con un pizzico di orgoglio diciamo che anche in Italia eh, facciamo della buona ricerca e ci stiamo impegnando nella medicina rigenerativa. La ringrazio. Dunque, allora, eh, abbiamo visto in quali ambiti medici può essere utilizzata almeno una panoramica generale, ecco i risultati da quali fattori dipendono. I risultati dipendono dal corretto inquadramento delle problematiche. Ecco, se parliamo di cartilagini, come dicevamo che è l'argomento più interessante, più richiesto anche, dipende molto da come inquadriamo i nostri pazienti. Non possiamo pensare che un signore anziano di terza, quarta età venga nel nostro ambulatorio con le articolazioni consumate, consunte e possa in qualche modo richiederci di tornare giovane. Non è medicina miracolistica. La medicina rigenerativa cura i danni che ci sono, ma partendo da una valutazione attenta. Quindi, se noi consideriamo che la cartilagine è un rivestimento, naturalmente deve esserci ancora questo rivestimento, seppur danneggiato. Ma di certo non possiamo pensare che una persona che non ha più cartilagini possa ricorrere alla medicina rigenerativa. Quindi non deve essere del tutto consumata naturalmente non deve essere del tutto consumata, se noi paragoniamo la cartilagine, come spesso faccio con i miei pazienti al battistrada di una gomma, dobbiamo fare in modo che questo battistrada non sia completamente consunto e quindi che sia magari un po' sottigliato, in qualche modo danneggiato, come accade spesso nelle problematiche delle articolazioni a seguito di traumi, a seguito di malattie, di certo. deviazioni delle ossa, di patologie che richiedono l'uso di farmaci che possono danneggiare le articolazioni, ma Ah, addirittura comunque, ci sono dei farmaci che vanno a incidere sull'articolazione? Senza dubbio sì, dei Ad farmaci. Esempio, beh, i cortisonici hanno un'azione sicuramente di danno a livello del, dell'osso perché favoriscono il riassorbimento, ma anche a livello delle cartilagini. Alcune patologie come anche il diabete possono causare problematiche vascolari. Ecco, quindi eh, e poi tutte quelle patologie come le artriti su base reumatica, ma anche volte non reumatica, che hanno nelle cartilagine nelle articolazioni come dire, il, lo il loro terreno di, di, di battaglia, diciamo così. Ecco, dottore, dunque, mh, lei ha introdotto un tema che mi interessa assolutamente approfondire per fare chiarezza nei confronti dei nostri telespettatori che ci seguono da casa, cioè quello dei falsi miti. Siccome è una branca della medicina abbastanza nuova, abbiamo detto, no? recente in fase di sperimentazione, di continua certo. evoluzione, veloce ma comunque continua certo. evoluzione. E quindi immagino che i falsi miti ce ne siano parecchi. Si parla di rigenerativo, già eh, il termine porta veramente a pensare ad un discorso di, di miracolo. Quindi nel momento in cui un paziente viene da lei, eh, che tipo di diagnosi, che tipo, cioè come inquadrate la situazione e quindi potete promettere dei risultati piuttosto che invece non dare alcuna garanzia. Certo. Ecco, questa è proprio la fase più delicata e più importante. Ecco perché... Inquadrare una problematica di cartilagine richiede innanzitutto la presenza di un medico specialista, ritengo in ortopedia o quantomeno in fisiatria, in medicina riabilitativa. Perché? Perché le articolazioni hanno bisogno di, di essere studiate a fondo, non solo attraverso delle radiografie che in genere facciamo in carico, ma anche attraverso esami di secondo livello, come le risonanze magnetiche, per studiare lo spessore delle cartilagini. Ecco, eh, sì, è vero, ci capitano dei pazienti che hanno danni importanti di cartilagine e vedono nel nome medicina rigenerativa qualcosa di miracolistico. Perché forse il nome è un po' trae in inganno. Sì, certo, un po' la speranza di guarire, sì, un po' forse, il nome stesso che lascia è, è un, un po, po' questo alone sì, di eh, ci dà molte speranze. Sì. In verità la dovremmo definire medicina riparativa, perché in fondo ripariamo qualcosa che ancora. Certo, è. è vero, ha ragione. Esattamente. Ecco, perché questa non è medicina creativa, cioè noi non creiamo la cartilagine. Quando l'abbiamo perduta non vi è possibilità di recuperarla. Dobbiamo salvarla quando ancora, seppur danneggiata. Come è diceva presente. prima, come diceva precedentemente. Eh, dottore, allora appunto nello specifico lei si occupa, l'abbiamo detto più volte, di articolazioni e cartilagini. Con l'aiuto anche della regia se ci manda una carrellata di immagini che possiamo commentare. Quindi, che cosa sono, dottore, e come si danneggiano? Ecco, vedete, le cartilagini io le ho un po' paragonate al battistrada di una gomma, sono i rivestimenti delle articolazioni, sono dei tessuti veri e propri, formati da cellule cellule che si chiamano condrociti e condroblasti, che sono immerse in una matrice, in una sorta di gel ricco di quel famoso acido ialuronico, sì. di cui intanto si parla, di proteoglicani e appunto di fibre, di fibre collagene prevalentemente. Ecco, questo battistrada come nel tempo, per usura naturalmente, per i carichi ripetuti, ma anche per fattori genetici o ambientali. Può andare incontro a un graduale consumo assottigliato. Ma dottore, mi scusi se la interrompo. Che, ad esempio, che cosa Ad esempio, si anche l'attività sportiva sembra strano, può essere considerata un fattore che ha un'incidenza sul progetto. Perché sulle va a consumare le cartilagini con il movimento? Sì, naturalmente sì, non siamo nati per fare maratone, quindi è chiaro che un maratonetta sarà più è sottoposto soggetto. a usura rispetto a un soggetto che fa una vita normale. Ecco, quindi lo sport fa molto bene, ma naturalmente può Dai, creare poi dei sovraccarichi. Ma non infatti nello specifico. Ecco, vediamo cartilagine articolare. Ecco, quindi è un tessuto che non è ricco di cellule, è un tessuto, io lo definirei quasi un po' pigro, perché essendo un po' scarso di cellule, ha di per sé una scarsa capacità di riparazione, cioè da solo fa un po' fatica a ripararsi. Per cui ogni danno della cartilagine, se non riparato, rappresenta un potenziale eh, situazione di perdita nel tempo di cartilagine. Vediamo ecco poi quindi, che non è vascolarizzato, manca non di nervazione. manca di innervazione, quindi non ci accorgiamo spesso fino alle fasi più avanzate del dolore e quindi manca di altri sistemi, il sistema linfatico e appunto a scarsa cellularità. Beh, il fatto che il dolore lo si avverta magari eh, a causa della mancanza di innervazione un po' tardivamente eh, purtroppo va a peggiorare la situazione poi per poter voi intervenire, in base a quello sì. che dicevamo prima, vero? Probabilmente sì. Insomma, eh, è un po' quello che accade nella carie in un dente, insomma, spesso quando ce ne accorgiamo eh, si è già formata. È già tardi, o, è, quantomeno, o quantomeno ecco, si non siamo stati formata. tempestivi. Esattamente ecco. sì. Chiedo al collega della regia: ecco, vediamo difetti contenuti di cartilagine. Allora, ecco, intanto che i danni della cartilagine: vedete quel rivestimento bianco è la cartilagine, quello in mezzo è l'osso. Eh, per effetto della perdita della cartilagine nella parte centrale, proprio vedete lì del, del ginocchio. Ecco, vedete che se sono dei danni molto contenuti, quindi non diffusi, possono essere riparati con metodiche chirurgiche, in questo caso sono mosaico plastiche, ma possono essere piccoli innesti di, eh, di noi li chiamiamo scaffold, cioè di matrici. Eh, con, cellule, eh, con cellule con condrociti con oppure con cellule mesenchimali. Dottore, la interrompo perché è arrivata una telefonata in diretta. Buonasera. Ah, buonasera, signora. Buonasera, buonasera al dottore. Buonasera. Io parlo da Brescia, zona ospedale Civili. Prego, buonasera. Eh, volevo dire, io ho 70 anni e soffro di molte profusioni e anche di, di dolori alla schiena per l'età diciamo e, e qualche mese che questo dolore si riparte dal centro diciamo del, del bacino va a destra e arriva fino al piede per due o tre ore al giorno da qualche mese e sto prendendo degli occhiali che mi ha consigliato il mio medico per, eh, come analgesico insomma ho fatto una risonanza magnetica e sono sortite queste contusioni eh, diciamo, con eh, dolori artrosici eccetera eccetera. Mi ha detto di fare della ginnastica più che altro, ma questo può bastare. Non ci vorrebbero anche dei medicinali che possano frenare l'artrosi, non, non guarirla perché non è possibile io credo. Grazie. Grazie a lei. Allora, eh, dobbiamo distinguere tra protrusione discale, quindi inizio di un'ernia del disco, dall'artrosi vertebrale. E spesso le cose a volte si, si, si accompagnano, eh, può capitare. Il dolore che riferiva il Signore è probabilmente legato a un dolore sciatagico, quindi un dolore neurologico, che proprio parte dalla schiena e si porta sino al piede. Beh, in questo caso eh, naturalmente va inquadrato bene la situazione, vedere se ci sono dei fattori associati, come ad esempio una scoliosi, una problematica appunto artrosica degenerativa. La ginnastica è importante perché favorisce la stabilità della colonna, quindi è molto un utile. Un riassetto, un, un riequilibrio. Certo, la terapia farmacologica è un supporto per ridurre il dolore e favorire quindi la fisioterapia e la ginnastica. E come appunto detto, la fisioterapia che si compone di terapie fisiche, come possono essere la terapia, la laser terapia, e le terapie manuali che sono molto importanti. Quindi i diciamo, massaggi, dottore: massaggi, possono essere massaggi hoc, ovviamente. esattamente associati a rinforzo, ad esempio della fascia lombopelvica. È ovvio che non possiamo chiedere a un paziente di rinforzare la muscolatura se ha dolore. Ecco quindi che il supporto farmacologico che il suo medico gli ha dato, anche a base di oppiacei, è proprio per ridurre il più quindi possibile è il dolore. È sicuramente antagico. Farmaci per ridurre l'artrosi. Eh, sarebbe tanto bello poterli però avere scoperti. Perché l'artrosi eh? rappresenta l'invecchiamento, è l'evoluzione della vita, è la biologia che va avanti, è un timer che tutti abbiamo e dobbiamo accettarlo. E naturalmente, però, la, dire artrosi è un termine molto generico. Attenzione perché a livello vertebrale. L'artrosi può causare delle cosiddette stenosi, cioè dei restringimenti del canale, ad esempio, o anche dei forami da cui escono i nervi. Quindi, bisogna capire se questo dolore non sia legato anche a una problematica di tipo artrosica stenotizzante, cioè che chiude il canale. In questo caso può essere utile anche la terapia chirurgica quindi, quindi al, al telespettatore da casa sintetizzando consiglia della buona fisioterapia doc, e della ginnastica Senza una volta dubbio. tolto il dolore quindi somministrazione di farmaci come il suo medico le ha prescritto come giustamente ha prescritto. unendo poi l'ultimo punto di cui lei parlava sì, se non dovesse eh, diciamo eh, scomparire il dolore o quantomeno ridursi in maniera importante fare ulteriori analisi ad esempio un'elettromiografia o un, un attacco per vedere il canale quanto è stretto perché potrebbe essere necessario uh, aprire il canale, il canale lombare e quindi liberare un po' questi nervi dalla compressione. Grazie dottore grazie a lei per aver chiamato ecco se continuiamo con le slide che stavamo vedendo prima invece qua si sì. parla di difetti ampi ecco, di cartilagine si vede proprio bene come il battistrada gradualmente nel tempo per tanti fattori ovviamente adesso non tutti ovviamente evolvono in questo modo nella popolazione ci mancherebbe possono esserci tanti fattori li abbiamo definiti prima l'evoluzione quindi è graduale al consumo di questo battistrada di questa cartilagine che porta poi progressivamente allo sfregamento tra le ossa che non hanno più questo rivestimento che le separa e che permette loro di scorrere l'una sull'altra. Quando le ossa sfregano l'una sull'altra si ha la cosiddetta artrosi, cioè il, una situazione di forte limitazione proprio della qualità della vita, di dolore, di gonfiore, di instabilità. Molti dei nostri anziani spesso cadono per terra. Camminando, facendo le scale, non perché hanno avuto problemi di cuore o un ictus, ma perché hanno le articolazioni che cedono e molto spesso cedono per problemi di artrosi. Eh, Quindi sì. curare l'artrosi eh, significa anche ridurre la mortalità della popolazione per effetto, ad esempio, delle fratture del femore, che sono le tipiche fratture da caduta dei nostri anziani. Assolutamente. Qua vediamo. Un'altra immagine fortemente simbolica che è quella del pneumatico. Esattamente, ecco. vediamo proprio come appunto dopo tanti chilometri, dopo tanta usura il nostro pneumatico non è più utilizzabile e vediamo come nell'immagine a destra le ossa si toccano letteralmente, sfregano, l'osso sopra scava sull'osso sotto e si crea quindi quella situazione di dolore e di instabilità. Di cui abbiamo appena discusso. Ecco, le diverse terapie, dottor Castellarin, quali sono? Sì, allora le diverse le terapie, come detto, eh, sono basate sulla tipologia di danno di cartilagine. Quindi, a seconda di quanto è consumata la nostra cartilagine. Nelle fasi iniziali di consumo di cartilagine può essere, diciamo così, sufficiente. Utilizzare delle terapie, delle terapie fisiche, possono essere la magnetoterapia, l'ultrasuonoterapia, la tecaraterapia, che hanno un'azione antalgica ma soprattutto antinfiammatoria, perché l'infiammazione di per sé causa una progressione del danno della cartilagine. Non meno importante l'acido ialuronico, che sicuramente ha una sua importanza e che non dobbiamo sottovalutare. Vorrei un po' essere, un po' informare i nostri. Uh, i, vostri, I nostri telespettatori del fatto che le compresse a base di acido ialuronico. Di proteoglicani, caratin solfato, condroitin solfato e vate la pesca. Beh, insomma, non sono la cura per i danni delle cartilagini, sono integratori. Quindi stiamo attenti a non, pensare, a non pensare che delle compresse ci possano fare guarire le cartilagini, sono integratori, come lo sono per tante altre. Quindi possono avere degli effetti benefici, ma certo non sono sufficienti non curativi, per poter curare esattamente. Ecco, nei danni localizzati di cartilagini, ad esempio danni importanti localizzati, la chirurgia ortopedica dà dei risultati davvero molto soddisfacenti e nei danni un po' più importanti naturalmente eh, quando cioè le ossa si toccano e c'è l'artrosi è necessario ed è validissimo l'utilizzo delle protesi. Infatti le avrei chiesto, dottore, le chiedo solo prima, l'anticipo io, su un altro discorso volevo capire, queste, eh, questa carrellata di soluzioni che lei ha proposto e che ci ha descritto, sono risolutive o richiedono degli approcci ciclici? Cioè c'è un follow-up ecco, da seguire? Senza dubbio sì, eh, direi che oggi la cosa che ritengo più risolutiva nel trattamento dei danni di cartilagine, naturalmente non gravi, e soprattutto in soggetti in età non superiore ai 60 anni, ritengo, ma questa è un'età un che ci siamo dati come convenzione, sia proprio l'utilizzo della medicina rigenerativa mediante le cellule mesenchimali. Ecco, questo consiste fondamentalmente nel prelevare delle cellule che hanno una capacità di differenziarsi nel tessuto in cui si trovano. Quindi noi preleviamo queste cellule, ad esempio, dal grasso addominale, una banale liposuzione, quindi proprio... Ecco, una cosa molto minima. Una piccola quantità di grasso viene poi separata, viene frammentata in piccoli aggregati che contengono queste cellule. Queste cellule, poi iniettate a livello del ginocchio, nel medesima procedura, quindi nell'arco di 20 minuti, iniettate nel ginocchio. È stato dimostrato in studi in vitro e anche, su, eh, anche a livello animale che eh, producono un tessuto pressoché cartilagineo. Ecco, questo ritengo sia in questo momento il trattamento più serio e scientificamente eh, accettato e valido per la riparazione e guarigione delle cartilagini. Grazie dottor Castellarina. Invece stava introducendo l'altro argomento che è quello della chirurgia protesica. Ecco, in questo senso quali soluzioni offre la medicina odierna? E anche qua chiedo alla regia di mandare in onda delle slide che ben esemplificano il concetto. Ecco, tutto. La, protesi, la protesi: diciamo, spesso quando dico ai miei pazienti, eh, guardi, dobbiamo fare la protesi perché ormai non c'è più cartilagine, le ossa si toccano, il ginocchio è instabile, l'anca non le permette nemmeno di mettere le calze o le scarpe alla mattina. Beh, pensano, mi guardano come se la protesi fosse una malattia gravissima, fosse un tumore, qualcosa di bruttissimo. No, non è così. La protesi è un dispositivo che ci dà oggi dei risultati in termini di qualità di vita estremamente soddisfacenti. Quindi non va visto come, come un discorso di invalidità. Naturalmente. Ecco, quindi sì. i nostri pazienti possono fare un sacco di attività dopo, perfino il ballo, e quindi possono sicuramente avere una buona qualità di vita. Vengono impiantate 200.000 protesi all'anno in Italia, quindi sicuramente sono dispositivi di, di, di grande utilità. Ecco, è importante dire che eh, imp la popolazione eh, aumenta come età, quindi Stiamo cercando, grazie soprattutto alla medicina rigenerativa, di spostare l'età in cui fare la protesi sempre, sempre più, più avanti, avanti certo. certo, perché la popolazione, mediamente, è calcolato vivere su 85 anni. Cerchiamo di portare l'età della protesi più in là possibile, perché la protesi ha un difetto. Nel tempo poi va cambiata, va sostituita e quindi eh, possibilmente cerchiamo di, di, di non farla troppo presto. Ecco, leggevo, dottor Castellari nella slide precedente che di solito viene fatta anche a ginocchio, però ci sono anche eh, spalla, caviglia, quindi anche altri punti del nostro organismo sì. dove le protesi possono Senza essere inserite. Sì. Qua vediamo una mini protesi di Anca. Certo, queste sono protesi che soprattutto impiantiamo in soggetti più giovani, ad esempio, proprio per risparmiare osso e permetterci in un intervento successivo di utilizzare la protesi, ad esempio, classica, quella di Anca classica. Eh, sì, esistono protesi che non sono solo di anca, di ginocchio, ma anche di spalla, ed è soprattutto la protesi di spalla sempre più in aumento. Eh, vi sono poi protesi di gomito, naturalmente, protesi di caviglia, eh, seppur in minor misura, molto minor misura. Sì. Dottore, poi eh, le ultime... Ecco, vediamo un'altra slide, protesi, queste sono, mini protesi certo, queste sono le cosiddette mini protesi di ginocchio, vedete come sono sottili, lo spessore è molto sottile, cerca di mimare fondamentalmente lo spessore originale della cartilagine, cioè cerchiamo di essere sempre meno aggressivi sull'osso per preservare osso, perché sappiamo che un giorno se dobbiamo sostituirla almeno troviamo un, un qualcosa a cui attaccarci un po', un po più solido, eh certo, eh, per ovvio, non trovarci senza osso. Queste sono protesi di ultima generazione perché come vedete hanno uno spessore molto contenuto, sono molto rispettose dell'osso. Il nostro, proprio, il nostro più grande cruce è quello di cercare di risparmiare osso. Sì, di recuperarne il più possibile, di esattamente, tenerne, più, di tenerne più possibile, il più possibile. Esattamente. Eh, un altro paio di domande, dottor Castellarini, vista la sua immensa disponibilità, poi chiedo alla regia di eh, collegarci con Roma. Ecco, mh, lei già accennava a qualcosa, eh, non volevo anticipare troppo, cioè si può mantenere un buon stile di vita con queste protesi, addirittura facendo anche dello sport? Parlava giustamente del maratoneta, che è uno sport sicuramente aggressivo, sì, eccessivo per qualsiasi sì. tipo di articolazione, anche di persone più giovani. Se qualcuno si sottopone ad un intervento di chirurgia protesica, dopo che stile di vita può continuare ad adottare? Ecco, oggi con la chirurgia mini-invasiva protesica e con le tecniche chirurgiche, che sono sempre meno aggressive, abbiamo possibilità di recuperi veramente molto validi. I nostri pazienti sicuramente possono ritornare a una cosa molto gradita come il ballo, ad esempio il ah, tennis. Ah sì, poi in terza età il ballo notoriamente. Il è fondamentale, sì, è, la è la cosa che ballo. più ci chiedono in assoluto, <ride> <ride> quindi il, il tennis è molto gradito, possono tornare a giocare, ma anche a sport normali come ad esempio può essere il, il ciclismo, e, mh, ci sono pazienti che giocano a golf, insomma voglio dire... Eh, Possono tornare a fare diverse attività, abbiamo qualche remora sullo sci. Devo dire che diversi pazienti che ho operato vanno a sciare. Anche però un che sollecita davvero ecco molto. Io, eh, francamente, sono un po' contrario anche sull'anca, perché purtroppo sono eh, sport in cui il contatto non è sempre prevedibile. Certo. Perché ci possono essere e scontri Ma Il lo stesso, immagino, è vero. Esattamente. Dottore, un'ultima domanda: eh, si può fare prevenzione? E se sì, da che età bisogna farla? Io credo che la prevenzione vada fatta fin dalla giovanissima età e la prima prevenzione che forse dobbiamo consigliare ai genitori è mantenere i nostri figli con un peso controllato perché il primo fattore di consumo delle articolazioni è proprio l'obesità. Anche perché, quindi, perché va a gravare nell'età dello sviluppo sulle articolazioni stesse esattamente, immagino, esattamente vero? Esattamente questo, quindi parte già da in giovanissima età diciamo così, la prevenzione del danno articolare, quindi la dieta, il controllo del peso... L'utilizzo di farmaci. Che poi crea tra l'altro diabete in età certo. più adulta, e quindi va a ricollegarsi a tutta una serie quello di problematiche che, dicevamo inizialmente. che si sommano, quindi, una dieta equilibrata, uno stile di vita che comprenda lo sport naturalmente e soprattutto qualora si, si presentino delle problematiche articolari cercare di indagare e di, e di affrontarle ecco, non di, di passarci sopra di fare finta di niente perché il dolore è un campanello d'allarme che la natura ci ha dato eh sì, per dirci vero. attenzione controlla cosa succede ecco. quindi come siamo solleciti eh, nel curare le nostre macchine cerchiamo di è curare vero, bisogna fare un collaggio anche delle articolazioni anche la nostra articolazione. dottor Castellarin grazie infinite grazie davvero per essere venuto fin qui stasera grazie della sua immensa disponibilità e competenza. Io chiedo alla regia, so che è già pronto il collega, eh, di eh, metterci appunto in diretta telefonica da Roma con il vicepresidente Angelo Petroni dell'Associazione Italiana Sindrome di Nunan. Signor Petroni, mi sente? Sì, sento Buonasera, bene. benvenuto, grazie. Buonasera. 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 Eh, signor Petroni, allora io volevo che lei spiegasse ai nostri telespettatori che cos'è innanzitutto la sindrome di Noonan. E, e poi le farò altre domande. Ecco, per entrare nel vivo di questa tematica che non è spesso conosciutissima, da quanto mi risulta. Certo. Beh, io innanzitutto la ringrazio dell'opportunità dell che dà per far conoscere la nostra malattia. Grazie a voi. Eh, ci, ci tenevo a sottolineare che sono il vicepresidente dell'associazione, dell il presidente della signora Isabella Tessari, che tra l'altro è una signora di, della provincia di Vicenza. Quindi, eh, Ho parlato anche con lei, con la comunità nazionale, da questo sì, punto di vista. Sì. E la sindrome di Nunan... Eh, una malattia genetica, quindi una malattia che colpisce diciamo, alla nascita le persone ed è una malattia rara, nel senso della, della, come dire, del concetto di malattia rara che afferisce all'Unione all Europea. Una malattia definita rara quando incide sulla popolazione 5 casi su 10.000 persone. Quindi un'incidenza molto bassa incidenza molto bassa, nella fattispecie la sindrome di Nunan è circa uno ogni 2.000 nati. È molto bassa, però se, se va a fare due conti non è così improbabile incrociare una persona no. che abbia la sindrome di Nunan. In Italia possono essere stimati tra i 15 e i 25.000 casi, per certo. esempio. Certo, se si fa un conto rapido su quella che è la popolazione globale dell'Italia, assolutamente sì. Si sì, tenga conto di una cosa che poi le malattie rare sono, sono moltissime, sono circa 7.000 quelle codificate in qualche modo, per cui sulla popolazione italiana si parla di quasi 2 milioni di persone che hanno un problema di malattia rara e addirittura nel, nel territorio dell'Unione Europea si parla di circa 30 milioni di cittadini europei, quindi è un fenomeno raro da un punto di vista tecnico-scientifico, ma da un punto di vista sociale assolutamente no. Assolutamente sì, è vero, bisogna notarla questa differenza perché c'è. Cioè... Eh, diceva quindi che è congenita, ma c'è una sorta di familiarità, signor Petroni? Guardi, la sindrome di Nunan eh, può essere trasmessa ereditariamente solamente nel caso in cui i genitori ce l'abbiano già. Perché l'altro modo di avere la sindrome di Nunan è quello di nascerci. Come è il caso di mia figlia, che adesso ha 11 anni, noi non abbiamo la sindrome di Nunan e lei è nata con questa mutazione genetica. Più o meno diciamo che eh, non, non, si, non si sa qual è la probabilità che possa accadere questo, chiamiamolo incidente all'atto del concepimento. Quello che si sa però è che quando una persona ha la sindrome di Nunan può trasmetterla nel 50% dei casi ai propri figli eh, e questa linea di ereditarietà eh, non si può interrompere sostanzialmente, a meno che non ci saranno un giorno quelle che ultimamente si chiamano editing, eh, operazioni di editing genetico che però sono abbastanza lontane diciamo, dalla, certo, eh, dal panorama medico-scientifico ma anche dal concetto di accettazione sociale in qualche modo una domanda anche, ma ci sono dei test da fare alla nascita? Noi bambini quando nascono adesso vengono sottoposti ad esempio al test che gli viene bugato il piedino eh, o altri test per vedere di alcuni tipi di malattie metaboliche congenite. Ci sono dei test che vengono fatti per poter scoprire se un bambino è nato affetto dalla sindrome di Noonan? In generale fare una diagnosi su una malattia rara è un percorso complicato. Se si... Si presuppone per uh, aderenza familiare o ci sia un sospetto clinico, anche prenatale, nel senso che la, la rispondenza del cuore eh, nella pancia della mamma è di un certo tipo, o sono presenti dei segni molto particolari, si può andare a ricercare quella specifica malattia. Le faccio un esempio: se c'è un caso di familiarità, di sindrome di Nunan. Eh, come dire, se io so di averla, è chiaro che vado a fare uno screening prenatale e neonatale, però lo screening è molto, molto mirato, cioè vado a cercare quella mutazione certo. genetica su quel cromosoma per vedere se si ha la sindrome di Nunan. Questo è l'unico modo per poter intervenire all'inizio. Ovviamente, capito... quando nasce un bambino con la sindrome di Nunan, le caratteristiche cliniche ci sono già, insomma, un occhio attento se ne accorge subito. Io devo dire che ho tre bambine, per cui. Eh, L'ho visto subito, insomma, sia la gravidanza che, che la nascita di mia figlia è stato molto molto differente dagli altri. Quindi ecco, un occhio attento. Scusi, fino eh, e poi Petroni... Ovviamente la validazione di questo sospetto sta solamente nell'esame genetico, cioè nel test del DNA, quindi un prelievo del sangue e una valutazione del, del cromosoma 12 e quindi della mutazione genetica presente. Che però viene fatto una volta che il bambino è nato dopo alcune valutazioni cliniche, giusto? Questo sì, diciamo che... Molte, molte famiglie che, molte donne che, che hanno la sindrome di Lunan ultimamente fanno anche degli, degli esami prenatali, quindi fanno delle valutazioni. Diciamo nel geniolo numero, adesso non voglio entrare in termini Sì, durante la gestazione. Di... Ma mi scusi, approfondisco, poi le chiedo esattamente la sintomatologia, giusto per far capire anche sensibilizzare chi è a casa e magari non conosce. Eh, quindi, signor Petroni, nel momento in cui si va a fare un'ecografia approfondita durante i nove mesi di gestazione, non so, penso a quella morfologica del quinto mese piuttosto che a quella obbligatoria del settimo, no? Si può... Eh, con un medico bravo eh, si può effettivamente già riuscire a intuire qualcosa? Lei parlava del cuore, per esempio, prima, no? Studiando organo e, per organo. Diciamo che i segnali possono essere intercettati e messi insieme i vari segnali si può arrivare anche a definire una sorta di, di diagnosi, prima che il bambino nasca. È chiaro che eh, i segnali sono molti perché le sindrome genetiche sono una condizione genetica e sono molte patologie associate, quella la, la, le cardiopatie sono le più frequenti nella sindrome di una, cioè non c'è sindrome di luna senza una cardiopatia associata, mm. però non sono solo quelle, sono anche eh, adesso tecnicamente non, non, non sono la persona più preparata per dirlo, però alcuni dei, dei degli elementi delle gravidanze come per esempio l'abbondanza del liquido amniotico in genere sono altri segnali che se messi tutti quanti assieme potrebbero far scaturire un'ipotesi un del genere ecco di solito c'è il problema opposto cioè che il liquido amniotico durante la gestazione viene scemando e invece in questo caso è esattamente il contrario quindi bisogna tenerlo come eventuale campanello di allarme eh, signor sì, Petroni ha un incidente altri che non qualcosa del genere in termini di... è una cosa molto importante perché mi eh, dicevano che è collegato al fatto che il bambino non ha problemi di istruzione, ha problemi di di alimentazione, quindi questa quest abbondanza di liquido è dovuta al fatto che non si alimenta già dalla pancia, non, certo, non lo assolvere già come dovrebbe. Certo, certo, chiarissimo. Eh, abbiamo parlato dell'incidenza, abbiamo visto che poi alla fine non è come apparentemente sembra così bassa. Eh, colpisce indistintamente sesso maschile e sesso femminile. Assolutamente sì. È democratica da questo punto di vista. Eh. Eh, esistono. Splendido bambino Nunan, splendidi maschietti Nunan. Senta, le caratteristiche cliniche: lei non è un medico, ma è un genitore, quindi chi meglio di lei tutti i giorni assiste a quello che una malattia del genere, una sindrome del genere eh, presenta. Esattamente ci cioè, ha già accennato qualcosa, in generale ci può dare qualche altro input? Le cardiopatie sono la cosa più, più pesante nella sindrome di Luna. Si va dalla stenosi della valvola polmonare che è molto molto severa in alcuni casi, a problemi di cardiomiopatia ipertrofica che se, se vogliamo è ancora più severa, ancora più critica, eh, a difetti congeniti come i difetti interatriali o difetti interventricolari che poi vengono corretti chirurgicamente anche in età molto molto... Eh, molto bassa, per esempio la mia bambina a 16 mesi ha fatto l'intervento al cuore. Poi ci sono delle caratteristiche particolari di questi ragazzi, loro hanno una statura più bassa della, della media della popolazione, quindi andrebbero valutati dai pediatri. Ecco, questa è una cosa che mi sento sempre di dire con delle curve di crescita specifiche della malattia della sindrome di Down, non con le curve di crescita tipiche della popolazione normale. Sì, certo. Perché loro comunque non crescono, quindi è inutile aspettarsi delle crescite nei percentili normali, poi hanno delle caratteristiche tipiche, però mi scusi, eh, signor Petroni, niente. Ha a... signor bravi rivolte verso il basso, hanno gli occhi un po' distanziati, si riconoscono molto bene i ragazzi. Con signora però signora. non c'entra niente con il discorso del nanismo, no, assolutamente ecco, no, è, ecco. è, un, è una crescita differente. Diciamo nella media più bassa della popolazione normale, ma non c'entra nulla con... Cioè, non, non stiamo parlando comunque di, di, di stature molto basse, anche perché poi la sindrome di Nuna è un ventaglio molto, molto variegato. Nella nostra associazione ci sono persone alte 1,90 m, quindi non è, non è proprio detto, perché queste, queste mutazioni genetiche possono colpire a seconda delle zone, che a sua volta modificato possono colpire in maniera veramente sventagliata. Ci sono molte, molte opzioni possibili. Una volta diagnosticata, signor Petroni, a chi rivolgersi? Beh, sicuramente se ci sono delle patologie a livello eh, cardiaco, immagino a dei validissimi cardiologi, eh, a chi rivolgersi come specialista? Guardi, la, la figura di riferimento in assoluto è il genetista. Genetista, certo. struttura complessa andrebbe ricercata una consulenza genetica, perché il genetista è la persona che può mettere insieme tutti questi elementi e consentire dei follow-up specifici per le diverse patologie associate. Alcuni, io so che voi so, coprite l'area del nord, Se, al di là del Centro Nazionale delle Malattie Rare, che è dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha un suo numero verde ed è un riferimento importante per avere qualche informazione, ci sono delle strutture come l'Ospedale Sant'Anna di Comodo, dove c'è cioè il professor Angelo Felicorni, eh, come il Sant'Orso, di Bologna, dove c'è la dottoressa Mazzanti, L'Ospedale Regina Margherita di Torino, dove c'è il professor Ferrero. Queste persone sono persone di riferimento importante per la sindrome di Nuna e per l'erasopatia che è la famiglia, la grande famiglia che include la sindrome di Nuna. La ringrazio anche per questi preziosissimi eh, riferimenti. Un'ultima domanda, voi come Ollus nello specifico cosa fate? Immagino siate particolarmente coinvolti, visto che come lei. Credo ci siano tanti altri genitori no? che sono membri di questa Ollus, giusto? Assolutamente, noi siamo otto persone nel consiglio direttivo, tutti i genitori, anche eh, un paziente abbiamo nel, nel consiglio direttivo, un ragazzo. E I nostri scopi sono quelli di divulgare l'informazione, certo. di sostenere psicologicamente e socialmente le famiglie, di sostenere la ricerca scientifica nel, nella misura in cui questo si possa fare tutelare i diritti delle persone e formare soprattutto gli operatori del settore, è un po' quello che stiamo facendo stasera, stasera abbiamo riassunto tutti questi scopi. Ci tengo a raccontarvi che a gennaio, il 14 gennaio, ci sarà il secondo di, di un ciclo di incontri gratuiti eh, che è tutto orientato ad educare le differenze, cioè chiunque vuole capire come si convive con delle differenze, con la disabilità eccetera all'insegnante, all'operatore sanitario, anche alla singola famiglia, l'appuntamento del 14 gennaio attiene, poi tutti quanti i dettagli si possono trovare sul nostro sito che è www.angelinunan.it. Ecco scritto come vedete in sovraimpressione con due O, nonan. Con due O, Esatto. è il nome della dottoressa Giacchini Nunan, simpaticissima signora, ormai 85 anni credo statunitense che diede il nome a questa sindrome. Perché l'ha scoperta lei? In realtà lei intuì una variazione della sindrome di Turner, poi, però, successivamente si sono resi conto che si trattava proprio di una sindrome a parte, quindi era il nome di Jacqueline Nunan. Signor Petroni, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. Le auguriamo a nome mio degli ospiti e penso anche di tutti i telespettatori, davvero un ottimo lavoro perché quello che fate è importantissimo. Grazie le per il vostro lei intervento. E i grazie, grazie, buona serata, grazie. Dottoressa Furanti, arriviamo a noi altrimenti le togliamo troppo tempo. Allora, parliamo di stress e poi di conseguente ansia che questo stress, ahimè, si sa, notoriamente provoca. Eh, che cos'è lo stress? Come lo potremmo anche definire? Allora, lo stress sì è qualcosa che ormai viviamo, viviamo tutti molto, ma ehm, questo lo riprendo anche nella definizione, no? Lo stress è comunque un segno di usura dell'organismo, quindi cosa significa? Che noi mh, viventi comunque soffriamo di stress. Il discorso è che eh, possono esserci diversi tipi di stress, lo stress diventa problematico poi nel momento in cui diventa o cronico o acuto. Mm, faccio sempre questo esempio dove tra l'altro prima ho sentito il dottore parlare di, del copertone della macchina e mi rifaccio anch'io un po' alla macchina. <ride> pensiamo a... È una bella metafora, esatto. eh, ci serve per esemplificare a dovere. Sì, davvero. Ehm, pensiamo appunto ad un'auto con un conducente che arriva e si ferma ad un semaforo. no? Si ferma ad un semaforo, mette in folle e inizia comunque a schiacciare sull'acceleratore. Questo provoca un danno no, al motore, se perpetrato nel tempo, il che è diverso nel momento in cui io accelero, nel momento in cui eh, sono in marcia. Okay? Quindi lo stress ci può servire, ma mh, ripeto nei momenti in cui risulta più acuto o nei momenti in cui dura e diventa cronico, allora sì, l'usura dell'organismo diventa problematica. Quindi esistono più tipi di stress? Esatto, esatto, esistono. In realtà, viene viene definito questa differenziazione tra eustress e distress, esatto. Allora, l'eustress, come possiamo leggere, è comunque un livello di stress positivo, no? È quello che ci aiuta. Eh, dal greco, no? Eu che vuol dire bene. Esatto. Eh, sì. È quello che ci aiuta a mantenere l'attenzione, la concentrazione, mi viene sempre da dire un po' quello che serve a stare sul pezzo. Nel senso è Che cosa che usiamo sempre noi giornalisti? Ecco. Grazie per questa <ride> frase. È comunque funzionale, mentre invece, quando noi definiamo, pensiamo, diciamo, allo stress, mh, propriamente è quello che viene definito distress, quindi un livello di stress negativo che comunque c'è. Cioè, eh, sviluppa incapacità di agire, blocca e può portare effettivamente anche, anche all'ansia. Quindi uno è uno stress positivo, benefico e quindi che dà energia, uno sprone sostanzialmente esatto. all'azione. Esatto. E l'altro invece è l'ansia stessa, no? si dice che quella, c'è cioè quella, poi anzi no, non voglio rubare ah. magari la, 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 la risposta Ma a poi, successive domande. Eccomi. Poi differenziamo. Ecco, allora, invece l'ansia che cos'è dottoressa Furanti? L'ansia, anche qui eh, vorrei, vorrei fare un esempio, nel senso immaginiamoci un, una, un insieme di mamme che aspettano la fermata dell'autobus, i bimbi che tornano da scuola. Non so, ci sono un po' di mamme che chiacchierano tra loro e l'autobus è in ritardo di qualche, di qualche minuto. E no? vicino a loro c'è un'altra mamma che inizia a far fatica a respirare oppure inizia a fare pensieri anche negativi, si chiede che cosa è successo, che cosa è potuto succedere e, e quindi inizia a camminare, magari anche un pochino agitata, e viene presa da questa agitazione. Ancora non si sa cosa è successo, certo. nel senso potrebbero aver solo trovato un po' più di traffico rispetto al solito. E a differenza delle altre, però, sta prendendo questa situazione in maniera mh, molto più disfunzionale. E, e qui mi ricollego poi appunto alla definizione di ansia, ovvero un'attesa angosciosa e affannosa di qualcosa che ancora non è accaduto. Anticipatoria, quindi. Sì, c'è anche appunto l'ansia anticipatoria, esatto. È quell'ansia che eh, proviene da pensieri dal modo in cui la persona sta interpretando la situazione. Okay? E, e quindi ingigantisce con un'accezione negativa tutto ciò che in realtà non è ancora avvenuto e può anche non avvenire. Quindi... Esatto, esatto. Infatti mh, rispetto a questo cioè, mh, spesso è proprio il modo che io ho di vedere questa determinata situazione no ad esempio mh, spesso quando faccio i miei corsi quindi ho, ho un gruppo eh, racconto sempre una piccola storiella ai partecipanti e chiedo che cosa provano? No, la maggior parte delle volte viene fuori ansia. Ok, e andiamo però a vedere quelli che sono i pensieri sottostanti, no? Come dicevo prima, l'interpretazione di quello che sta avvenendo. Perché, mh, ad esempio, non so, eh, le mamme alla fermata dell'autobus probabilmente molte di loro stavano pensando ci sarà stato traffico avranno magari trovato non so un po di nebbia per rifarci a stasera esatto sì. mentre invece la nostra mamma ansiosa probabilmente cioè, stava interpretando la situazione in maniera molto più angosciosa avranno fatto sicuramente un incidente oppure chissà qualche bambina si sarà sentito male avranno usato l'ambulanza esatto, esatto. Mm, quindi vediamo come da un antecedente, ovvero una situazione specifica, l'ansia non è il mh, conseguente diretto, in mezzo ci stanno proprio dei pensieri, dei pensieri che possono venire, come dire, anche confutati no, attraverso la terapia, forse confutati è un termine forte, però cioè, in terapia quello che andiamo a vedere nel momento in cui arrivano pazienti con disturbi d'ansia, si va proprio a capire il loro modo di interpretare le situazioni e a cercare di capire che cosa è funzionale o che cosa possiamo indagare e poi lasciare andare per sminuire e lasciare andare per liberare, certo, mm. anche perché è la dimostrazione di come ognuno proprio interpreti soggettivamente una stessa situazione. Esatto, esatto. Ecco. Che però una persona ansiosa magari può esserlo sotto alcuni aspetti mentre sotto altri assolutamente no. Assolutamente, nel senso che anche qui differenziamo i tipi di ansia, nel senso che c'è un'ansia adattiva e non adattiva. Pensiamo a all'ansia che ci prende nel momento in cui c'è una situazione di reale pericolo, non so, ad esempio, eh, un terremoto, una catastrofe naturale, cioè è normale che in quel momento la persona possa essere ansiosa rispetto a quello che sta accadendo o a quello che potrà accadere. Anzi, forse invita anche all'azione, al riparo e al proteggersi, quindi ben esatto. come giustamente il dottor Castellari in prima faceva riferimento al dolore che deve essere vissuto come un campanello di allarme che ci aiuta per la guarigione tempestivamente ad intervenire. Quantomeno la stessa cosa potrebbe essere l'ansia. Se si rimanesse in uno stato di apatia e di così ecco sopiti, probabilmente non ci salveremo in una situazione un attimino di emergenza, giusto, dottoressa esatto, Furante? Esatto, è proprio la, quella di cui sta parlando. C'è cioè anche una slide, infatti. Chiedo al collega della regia che ci fa vedere proprio, eccola qua, esattamente: adattiva e non adattiva. Esatto, adattiva appunto è quando. Cioè, ci sono delle situazioni reali di pericolo, mentre invece cioè, non adattiva è quando non corrisponde a qualcosa di particolarmente penoso. Cioè, ad esempio, l'esempio di prima, la nostra mamma, adattiva invece nel momento in cui cioè, mi sta dicendo qualcosa, mi prepara anche all'azione, no? cioè, un po' come la paura: certo. cioè, è un prepararsi all'azione, quindi o a fuggire o a restare fermi. Ci fanno sempre l'esempio so, dell'orso esatto, che arriva. Sì. E la paura in questo caso ti dice fermati oppure agisci, esatto, scappa, scappa. Certo, cioè mettiti a riparo. È proprio una cosa anche evolutiva, se vogliamo sì, così sì, vederla. Sì, sì, in termini proprio di salvezza, ecco, di... Continuazione della specie, ma mi viene in mente anche, adesso non voglio aprire troppo anche perché non abbiamo tantissimi minuti ancora di diretta, però mi viene in mente anche il discorso delle fobie, no? strettamente correlato, cioè una fobia, non so, io ad esempio sono aracnofobica, vedo un ragno, il ragno obiettivamente lì non c'è, eppure l'urlo lo caccio inevitabilmente, una botta di adrenalina, e ok, e un'altra persona assolutamente non ce l'ha, lo vede, magari sposta invece le sue fobie su altre cose. Quindi come dicevamo adattivo e non adattivo ci sono delle situazioni che vengono vissute di, come pericolo quando in realtà il pericolo oggettivamente non c'è. Esatto, ecco. è proprio questa la differenza tra ansia reale e adattiva e ansia disadattiva. In realtà poi l'ansia possiamo vederla anche da altri mh, punti di vista, nel senso che esiste un'ansia di stato o di tratto. Anche di per questo abbiamo una slide. Sì. Effettivamente l'ansia di eh, stato è, assomiglia un pochino anche a quella adattiva, no? Cioè, nel senso che ha un inizio e una fine e si manifesta in determinate situazioni. Mentre invece l'ansia di tratto, appunto come deduciamo anche dal nome, è un'ansia che è un tratto permanente della personalità, un'ansia che continua a perdurare nel tempo. Cioè è proprio quello che pensiamo quando immaginiamo la persona ansiosa. Sì, 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 proprio si dice anche per antonomasia, una persona ansiosa. Esatto. Stressata, ansiosa, perché ormai la parola stress si usa ovunque. È eh, che il dottor Castellarin annuisce, ma è davvero, eh? Proprio ormai ah, che stress, no? Si usa anche come modo di dire, vero? Ecco. E poi abbiamo un'altra slide che ci fa vedere quali sono i disturbi d'ansia, giusto? L'ultima, esatto, Sì. Esistono diversi tipi di disturbi ecco, d'ansia. Ecco la fobia, quella 4 all'altra. Sì. No, effettivamente, tutti questi vengono catalogati sotto i disturbi d'ansia. No? Abbiamo l'ansia generalizzata, che è un po' quella di cui abbiamo parlato fino adesso, eh, oppure la fobia semplice, questa dei ragni, de, degli aerei, ma anche delle calamità, mh, tipo i fulmini, il temporale, queste cose. O la fobia sociale. La fobia sociale si riferisce a quelle persone che hanno molta paura, sono molto imbarazzate rispetto a quello che possono pensare gli altri di loro. Dove Quindi di... tipo parlare in pubblico, esatto, o esatto. trovarsi all'interno magari di una folla, cioè quando ci si deve relazionare con gli altri. Esattamente, sì. Dopodiché abbiamo appunto mh, gli attacchi di panico che sono conseguenti spesso ad for una forte ansia e non so, l'inizio di tachicardia, eh, tremore, mani che sudano, sentirsi la testa pesante, solitamente sono un po' questi i sintomi dell'attacco di panico, che è un panico anche lì immotivato, cioè la persona non riesce a razionalizzare il perché sta vivendo quel momento e spesso si crede anche, non so, mi sta venendo un infarto, sì, sto morendo. Eh, infatti eh, un suo collega l'anno scorso ne avevamo parlato nella passata edizione, proprio eh, questa sensazione imminente, di morte imminente anche, esatto. con degli strascichi anche abbastanza pesanti, anche nel giorno successivo, perché insomma è eh, l'attacco di panico, immagino sprigioni anche tanta energia, tanto tanta fatica proprio nel superarlo. È vero e soprattutto quello che mi trovo spesso a trattare in terapia è la paura proprio che possa riaccadere perché l'attacco di panico di per sé è un momento incredibilmente difficile da vivere ma quello che poi diventa è mh, la paura di riavere paura esatto eh? è l'ansia anticipatoria forse di cui parlavo prima entri in questo loop mentale da cui poi è difficile la vita diventa effettivamente faticosa esatto che però va io immagino che questo sia un campanello d'allarme che corpo e testa stanno mandando per qualcosa da risolvere è vero bisogna vederlo non come un nemico come un mostro forse ma come un qualcosa che bussa e dice c'è qualcosa che non va Dati da fare per scoprire, scrutare dentro di te e cercare di risolverlo. Sono assolutamente d'accordo. Infatti, mi capita di vedere alcune volte pazienti che mi vengono inviati anche dai medici di base, no? certo. Quindi, cioè, perché comunque il sintomo dell'attacco di panico è prettamente fisico. E il, il paziente si spaventa e va dal medico o va in ospedale. E spesso nel momento in cui vengono riconosciuti questi sintomi come attacco di panico, poi vengono inviati per un supporto psicologico. Chi ne soffre, dottoressa Furanti, fa fatica ad accettarli, a riconoscerli come tali oppure una volta mm. diagnosticati. Dipende, ci sono casi e casi, nel senso che spesso arrivano lì e mi dicono, arrivano in studio e mi dicono, ma eh, però no, io alla fine non, non, non so se ho bisogno di, <ride> di una terapia. O... E allora iniziamo insieme a vedere che cosa è successo eh, antecedentemente all'attacco di panico, che momento di, della vita sta vivendo questa persona. Certo, eh, una fase magari esatto, delicata. Perché capita, tra l'altro appunto c'è, cioè, Diventa problematico quando questi attacchi poi impediscono no, il normale funzionamento della vita perché non so, mi succede che sono in auto e mi viene un attacco di panico, io poi quella strada non riesco più sì, a farla si comincia ad evitare esatto. situazioni o luoghi o persone do, nel, dove è successo. Ecco, sì, sì, è verissimo. Esatto. È vero, mi ricordo appunto che il suo collega parlava proprio di questi tipi di. Di, 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 di sintomi e conseguenze, ma possiamo dire quindi, io l'ho introdotta un po' così, che l'ansia e anche l'attacco di panico sono sempre figli di uno stress, di una situazione di stress? Mm, non sempre, nel senso mm. che comunque lo stress non porta come conseguenza diretta al, all'ansia, però spesso è un precursore, nel senso spesso... Poi eh, si tramuta in questo. Cioè un, un momento, una fase, come dicevamo prima, molto molto stressante può portare poi ad essere ansioso rispetto a determinate situazioni e quindi non riuscendo più la mente e il corpo a gestire efficacemente ciò. Poi possono scaturire gli attacchi di panico. Anche perché mi viene in mente che al giorno d'oggi nei nostri ritmi sempre molto frenetici, no? spesso siamo multitasking, quindi sì. tante funzioni, si corre continuamente, ci si dedica poco a noi stessi. E anche la nostra parte più interiore, diciamo che invece andrebbe ascoltata a mio avviso. E quindi lo stress ti sovraccarica di tensioni a lungo andare che si accumulano, mi corregga se sbaglio, dottoressa, e anche di incombenze e di responsabilità, probabilmente. Quindi, c'è un momento in cui un po' tutti noi ci sentiamo sovrastati travolti da tanto stress dovuto proprio a tutti tutto quel senso del dovere, tutte le cose che dobbiamo fare, dove dobbiamo essere il più eccellenti possibile. Mm. possibile. E questo immagino poi sia eh, così, la, la base per poi scaturire in ansia, proprio perché ci si sente completamente travolti mm. da mille cose da fare. Esatto, infatti cioè proprio questa pesantezza di cui sta parlando è quella pesantezza che poi va a schiacciare. E lo sentiamo proprio a livello fisico, no? va a schiacciare il peso, la stretta alla gola, che sono anche, queste, anche questi sintomi comunque dell'ansia. Eh, e con questo. Di sì, la difficoltà di... nel respirare esatto, anche. Esatto, infatti, una delle prime cose che comunque tendo io a fare è insegnare anche proprio tecniche di respirazione. Sì, perché l'iperventilazione mi è successo proprio tempo fa soccorrendo per strada una signora che era caduta dallo scooter. Non è stato tanto il problema di quello che si era fatta, ma di metterla in ambulanza perché aveva un attacco di panico in corso mm. e non c'era verso, eh. è stato veramente difficile convincerla. Eh sì. sì, 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 tutta la parte fisica veniva messa, il dolore fisico veniva assolutamente messo in secondo piano. Non abbiamo più tanti minuti, dottoressa Furanti, un consiglio da lei che è un'addetta ai lavori: per gestire al meglio l'ansia e lo stress, che cosa si può fare? Quindi? Allora, beh, come dicevo prima, sicuramente base base tecniche di respirazione e di rilassamento, in modo che prima andiamo ad agire almeno un pochino sul fisico, in modo che i sintomi vengano alleviati. Esatto, esatto. Dopodiché, naturalmente io come dire consiglio sempre di cercare di indagare meglio il nostro modo di interpretare le situazioni, come dicevo prima, perché molto parte da lì. È chiaro che poi da soli diventa anche un pochino difficile farlo. Quindi ci sono dei momenti nella vita in cui Bisogna è normale, anche aiuto. esatto. Certo, sì. chiarissimo. Eh, dottoressa, allora io ringrazio lei per eh, il suo intervento, ringrazio di nuovo il dottor Gianluca Castellarini, è stato davvero un piacere avervi qua e conoscervi. Ringrazio voi che ci seguite da casa, vi ricordo che settimana prossima saremo ancora in diretta il 16 di dicembre, poi ci fermeremo all'incirca un mesetto per la pausa natalizia andranno immagino in onda delle repliche. A tal proposito, vi ricordo per chi ha perso magari una parte della puntata o volesse rivederla, la possibilità lunedì prossimo al mattino dalle alle 8 abbiamo un'oretta in cui siamo di nuovo qua con la replica detto ciò grazie anche ai colleghi della regia ci vediamo venerdì prossimo una buona serata a tutti grazie